Ciao amici, come state? Tutto bene? Ah, noi siamo nuovamente insieme. In realtà, devo dirvi la verità, insomma, oggi io la diretta l'ho fatta in questo martedì mattina, ma non ci siamo ritrovati anche sul canale YouTube. Perché? Perché sono stata bloccata. Beh, sì, sono stata bloccata per un video che, insomma, io reputo che, al di là che fosse bellissimo perché raccontava l'oasi naturalistica, raccontava il modo di vivere sul fiume e raccontava appunto quello che la natura ci regala, ma più che altro era di 4 anni fa, quindi insomma mi aspettavo che andassero a prendere questo video e lo utilizzassero per bloccarmi. Tra l'altro io ribadisco che non sono d'accordo a bloccare i video, soprattutto anche quelli così vecchi di tanto tempo. Tra l'altro ho fatto ricorso, ma non ho avuto neanche spiegazione del perché sia stato bloccato. Ma detto questo, insomma, io non voglio fare polemica e anzi voglio un po' guardare al futuro. E allora il futuro qual è? Quello di stare insieme, di continuare a raccontare, insomma, un po' di cose, un po' di notizie, un po' di luoghi, di posti, così come so raccontarlo io. E quindi questo era un po' anche per spiegarvi perché in realtà non ci siamo visti su YouTube. In realtà l'ho fatto sul canale, comunque sull'altro mio canale Patreon. Ma che cosa è uscito fuori quindi questa mattina? Devo dire che mancavate in tantissimi e mi mancavate tanto, anche per continuare a chiacchierare, ma devo dire che chi c'era, insomma, non si è risparmiato nel lanciare così magari qualche altro tema da poter, diciamo così, mettere in piedi. Ecco, io dico mettere in piedi per magari una delle prossime delle dirette. Cos'è successo? Io ho raccontato che cosa sto facendo in questi giorni in fiera, 10 giorni di fiera, una fiera commerciale dove insomma c'è un'area spettacoli vicino all'area street food. Questa area spettacoli viene da noi gestita e ci sono un bel po' di attrazioni, quasi tutte legate al ballo, tant'è che domenica sera c'è stato il ballo country. E a me è piaciuto tantissimo vedere, insomma, tutti i ballerini che in qualche modo con i loro cappelli, cinturoni, stivali, ma soprattutto il loro modo di ballare con gli indici praticamente dentro ai pantaloni o nei passanti delle cinture, insomma, si esibivano nei loro balli, molto allegri, molto gioiosi. Ho notato che, insomma, la musica può sicuramente, diciamo così, accompagnare quelle che sono le esibizioni e quindi renderle ancora più gioiose. Ma cosa è successo? È successo che invece ieri sera c'era il latinoamericano, c'era una scuola di ballo che ha fatto le sue esibizioni e insomma queste esibizioni hanno fatto sì che poi a lungo andare in qualche modo anche le persone presenti potessero, diciamo così, provare e imparare a questo ballo latinoamericano. E che è successo? Potevo io non farlo? No, assolutamente no. Così, dopo insistenze, insomma, sono anch'io andata in e non vi dico il disastro che c'è stato. Da qui è partito tutto e dicevamo è partito anche il tema di una delle prossime dirette, ma soprattutto per rendere voi protagonisti e insegnarmi un ballo, perché è nata l'idea di fare un ballo che è da speciale, che io non ho capito, è diventato spaziale, ed è un ballo in cui ognuno di voi può cimentarsi, insegnarmene uno e di conseguenza io proverò a rifarlo e vedremo un pochettino chi magari sarà il ballerino migliore. Quindi spazio, spazio alla fantasia per potervi così intanto insegnare a ballare. Magari tra di voi c'è anche un insegnante di danza, quindi insomma potrei avere anche degli ottimi risultati, ma più che altro insomma per capire anche un po' quale può essere, diciamo così, il genere che più vi aggrada a livello di balli. Quindi, se siete d'accordo, io aspetto i vostri video come sempre, in cui questa volta però sarete voi anche a fare qualcosa per me, ovvero a fare un ballo. Mi raccomando, vabbè, non deve essere lunghissimo, va benissimo anche corto. Quindi io vi aspetto, so che ci divertiremo ancora insieme. Intanto ci ritroveremo comunque sulle varie piattaforme, YouTube, Patreon. Potete scrivermi a imhcalib@libero.it, dove
nuova e lì dovete mandarmi i video, mi raccomando, li aspetto e poi commenteremo insieme. Nel frattempo io in questi giorni continuerò a prendere un po' di pilloline e poi a raccontarvi e farvi un sunto di quello che è stato un po', diciamo così, questa settimana immersa nei balli e non solo. Ah, ancora una cosa, a proposito di video appunto vecchi, pubblicati, non ripubblicati o comunque bloccati, una volta al mese credo andrò a ripescare qualche video appunto già un pochettino datato, faremo un salto indietro nel passato e ve lo riproporrò. Ecco, questo è quello che ci siamo detti oggi. Vi bacio, vi abbraccio come sempre. Oh, io non mi sono dimenticata, aspetto i vostri video con un ballo spaziale e anche tarantolato se volete. Alla prossima. Ciao, baci.